Tutti gli anni, il 21 marzo, il primo giorno di primavera, si tiene una manifestazione nazionale che quest'anno è la 20ª edizione, perché è cominciata la prima nel 1995, che è questa di cui vi ho dato appunto il volantino, no? Questo, la verità illumina la giustizia, è lo slogan di quest'anno. Poi, come vedete, anche i contenuti degli slogan quelle volte sono emblematici, no? Questo è un'espressione molto bella. Sentivo proprio ieri sera ancora Don Ciotti, che sarà il relatore, diciamo, più importante alla fine di questa manifestazione, che parlava alla trasmissione di Rai 3 Ballarò e sottolineava la valenza di questa espressione, no? La verità illumina la giustizia. Alcune volte, ripeto, dietro le parole, dietro gli slogan ci sono dei concetti molto importanti. Dicevo, è la 20ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Quest'anno la manifestazione si terrà a Bologna. Io parteciperò con la fascia del sindaco a nome del comune di Novara. Il giorno prima c'è anche l'Assemblea Nazionale di Avviso Pubblico, sempre a Bologna, e a far vedere anche degli altri due comuni, di Roventino e di Trecate, no? Per poter votare, perché appunto tutti e tre apparteniamo a questo ente. Dicevo, la manifestazione che avrà il suo risvolto anche qua nella nostra città, credo nel cortile Broletto, no? Ci sarà, come tutti gli anni, una manifestazione nella quale vengono letti gli oltre 900 nomi di vittime delle mafie, e questa sarà anche quello che avverrà alla fine della manifestazione di Bologna, no? Sul perché i comuni nostri hanno deciso di aderire all'avviso pubblico, su quello che pensiamo sia importante e che ci stia come azioni anche pratiche, come prassi pratica amministrativa dietro questa adesione, magari io lascio la parola ai miei amici qui a tavola. Sì. Dopo devo scappare dal prefetto, sempre per una questione poi di legalità, che è il tema del tavolo sulle cave. Perché un comune decide di aderire ad avviso pubblico? In realtà noi abbiamo, io ho partecipato, ne ho eletto a una tavola rotonda presso il comune di Trecate, e ho avuto modo di conoscere la sindaca di Corsico e di approfondire il tema avviso pubblico. Tant'è che poi noi abbiamo iniziato un percorso che era già annunciato, era quello di dare la delega al studio e lotta, non come studio e lotta che era organizzato al consigliere Perini, che è un segnale importante, che è quello di dire noi siamo consapevoli, ed è il discorso che poi ci porta ad arrivare all'avviso pubblico, che ci sono delle buone pratiche e degli accorgimenti che devono essere messi in rete, e queste buone pratiche funzionano se passano attraverso le amministrazioni, e senza pensare, anzi, che questa cosa voglia creare dei danni. A me più volte è stato detto, parlando troppo di criminalità organizzata, tu crei un danno all'immagine del comune. In realtà credo che sia esattamente il contrario. Il fatto di parlarne, il fatto di essere consapevoli che che c'è una criminalità organizzata diffusa nel nord Italia, come nel sud Italia, come nel centro Italia, e la possibilità di avere le informazioni per contrastarla correttamente, credo che sia un valore aggiunto che anzi dovrebbe essere vanto dei comuni. Tant'è che la conferenza stampa non dovrebbe essere perché i comuni sono ad avviso pubblico, ma i comuni che non sono ancora ad avviso pubblico spieghino come mai non vogliono partecipare, non vogliono aderire ad avviso pubblico. È importante perché il nostro territorio chiaramente ha una serie di problematiche di varia natura, quelle ambientali, quelle di un certo tipo di sfruttamento del territorio, e i comuni hanno la grande responsabilità di come organizzare questo tipo di interventi, quindi di difendere il più possibile il territorio da nuovi insediamenti che tendono soltanto ad utilizzarlo senza, diciamo, dei fini produttivi, perché poi alla fine diventa uno sfruttamento senza alcun significato, se non poi quello di andare a riutilizzarlo con dei progetti che possono anche essere devastanti. Quindi la nostra principale responsabilità è quella di impedire che questo avvenga. Avviso pubblico
Una delle cose che chiaramente porta avanti è quello proprio di fare rete tra comuni per porre l'attenzione delle popolazioni che abitano questo nostro Ovesticino, Novara, tematiche che tante volte vengono considerate secondarie, in realtà non lo sono, perché appunto è come si utilizza il territorio, le scelte che si fanno possono essere, possono ricadere sulle generazioni future. Io, partendo appunto dalla famosa delega di studio e contrasto del fenomeno delle criminalità organizzate, che il sindaco Ruggerone mi ha attribuito poco dopo l'inizio del mandato, è stato un unicum per tanto tempo sul territorio, e io ho sempre pensato che questo fosse un elemento molto strano, nel senso che ho sempre pensato che la legalità, ma più in generale, perché legalità può voler dire tante cose come nessuna, in realtà partire da un approccio specifico alla tutela, diceva il sindaco Biondo, crearsi gli anticorpi per evitare, nei limiti di ciò che è possibile per una pubblica amministrazione, che è comunque tanto, l'infiltrarsi, l'insediarsi, irradicarsi di fenomeni criminali di questo genere, credo che sia una missione molto importante per qualsiasi agenda politica che abbia a cuore veramente il bene della collettività. Quindi la mia delega, che in realtà era un po' un unicum all'inizio, partiva anche dalle esperienze dei territori circostanti, a partire da Romentino, quindi non è un paradosso, è semplicemente un motivo per cui queste reti, quando si cominciano a saldarsi, tendono ad avere anche queste dinamiche. Infatti poi in seguito il consigliere Davide Perini ha assunto anche lui una delega analoga alla mia, ma proprio perché noi confidiamo nel fatto che questa rete poi possa, come dire, radicarsi sul nostro territorio e poi coinvolgere via via più tutti gli altri comuni. Un nuovo nodo si stringe in questa rete della legalità che si allarga, che sembra un po' un ossimoro, però credo che sia poi, no, il succo di questa nostra attività, che in questa visione d'avviso pubblico trova un momento molto molto importante dal mio punto di vista. Sì, condivido pienamente le parole del consigliere Sansottera, e volevo solamente aggiungere, mi aggancio al discorso che ha fatto Filippo, l'importanza appunto di creare la rete, proprio perché a volte c'è il sospetto, l'idea che i comuni del nord Italia, i comuni del Piemonte, della Lombardia soprattutto, siano immuni da certi atteggiamenti e da certe false politiche, e si pensa che i comuni del nord Italia in realtà siano comuni virtuosi, dove certe faccende legate alla criminalità organizzata e alle mafie non possano insediarsi e non possano radicarsi. In realtà la storia, la cronaca locale ci dice il contrario. Dalle varie vicende che sono accadute, le varie inchieste che sono state fatte con Crimine Infinito, ad esempio, o Minotauro, che ha ricordato anche il Piemonte, queste inchieste appunto hanno evidenziato come la criminalità organizzata non sia solamente presente sul territorio piemontese, ma sia ben radicata e ben salda al territorio, tant'è che è riuscita ormai non più a infiltrarsi. Il termine infiltrazione andava bene probabilmente qualche anno fa, quando si sentiva l'eco lontano della malavita nel nord Italia. Ormai si tratta di vera e propria colonizzazione, questo anche gli sociologi e gli studiosi del campo l'hanno confermato. Quindi una vera e propria organizzazione che usa gli stessi sistemi criminali dei paesi di origine e li esporta con la stessa tipologia di mentalità e appunto di organizzazione anche nel nord Italia. Però io ringrazio la città di Novara, che si è Reali, che insomma conosco da anni e apprezzo per l'impegno, oltre alle amministrazioni di Trecate e Romentino, per questa adesione e per questo impegno che è davvero importante. E io provo a mettere alcuni elementi che in qualche modo diano il senso dell'impegno dell'amministrazione
locali in territori che non sono regioni tradizionali di presenza mafiosa, ma che ormai hanno una presenza anche organizzata. Sentivo insomma l'ultimo intervento del collega che in qualche modo sta sempre più emergendo. Allora, la nostra associazione compie 20 anni l'anno prossimo e da 20 anni insomma raccoglie amministrazioni piccole, grandi, comuni, province e regioni impegnati sul tema del contrasto della prevenzione della criminalità organizzata. Nasce sicuramente una stagione peggiore da un punto di vista del clima, sono le stagioni post stragi mafiose, quindi quando la violenza delle mafie era sicuramente più pervasiva e generava allarme sociale. E in quella fase un po' di amministratori hanno individuato uno spazio di lavoro utile, nel senso che hanno la mobilitazione di libera della società civile organizzata, 1 milione di firme per la legge 109, e all'impegno e al sacrificio umano di forze dell'ordine e magistratura serviva un impegno delle istituzioni. Era anche una fase probabilmente più facile, chi amministrava in quegli anni aveva grandi prospettive, trasferimenti di competenze e risorse, però l'idea che si dovesse provare a partire dalla buona amministrazione a organizzare la legalità sul territorio, costruendo anche questo rapporto più diretto che le istituzioni locali hanno con i cittadini come elemento fondante, pareva una scelta utile e importante. Noi in questi 20 anni siamo cresciuti, siamo circa 300 enti soci in tutta Italia, con una presenza del centro-nord che sta dall'altro positivamente, lo dico da amministratore del nord, dall'altro negativamente, perché invece il centro-sud si fa un pochino più fatica a parlare di questi temi, ma è evidente che le operazioni che hanno caratterizzato Piemonte, la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto ci danno la dimensione di un fenomeno di portata nazionale. Allora, occuparsi di questi temi vuol dire in realtà non distrarre tempo, energie e risorse da quelle che sono le funzioni fondamentali dei comuni, perché le mafie e la criminalità organizzata rappresentano una zavorra dal punto di vista economico e sociale di cui noi siamo in qualche modo responsabili. Cioè, i 300 miliardi di euro che sono il ticket dell'illegalità che il nostro paese paga mediamente tra mafie, corruzione e evasione fiscale sono un problema che riguarda tutti, perché poi si associa la mancanza di risorse per le politiche di prossimità e i servizi ai cittadini. Quindi noi in realtà ci occupiamo di un tema che riguarda molto la cittadinanza e la comunità e che poi ha ovviamente riflessi sulla sicurezza e sulla capacità di controllare il territorio. Dico ancora una battuta, in realtà le mafie da un punto di vista strettamente scientifico rappresentano un po' un'alternativa alle istituzioni, perché loro hanno come finalità quella di controllare il territorio e esercitano questo controllo utilizzando la violenza mediamente, o strumenti coercitivi per poter gestire quello che comunque è un consenso di cui hanno bisogno. Se togliete la violenza e se mettete che noi applichiamo la legge, capite che non c'è molta differenza tra noi e loro, perché siamo competitor sullo stesso terreno. Noi abbiamo bisogno di buona legislazione per essere credibili e operativi, e abbiamo poi bisogno anche di comportamenti e scelte coerenti da parte degli amministratori. La carta del riso pubblico nasce proprio da comportamenti sbagliati che erano stati tenuti, che insomma dal basso abbiamo cercato di riportare attraverso insomma un modo responsabile di approcciarsi alla pubblica amministrazione e alla